Siamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Beh, un'ampia pagina la dedichiamo, come giusto che sia, alla festa del cross, una kermesse che ha visto oltre 2.500 atleti protagonisti tra sabato e domenica al Parco del Teatro Romano, con la terza edizione consecutiva disputata a Gubbio di questa grande rassegna voluta dalla FIDAL, dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Grazie al gran lavoro che sul territorio viene svolto dall'associazione Gubbio Runners e ovviamente alla partnership preziosa istituzionale del Comune di Gubbio in sinergia con altre istituzioni. Una festa meno baciata dal sole, verrebbe da dire, rispetto agli anni scorsi, più bagnata perché la pioggia si è fatta sentire soprattutto domenica mattina, ma non meno spettacolare. Grandi risultati, 23 titoli nazionali assegnati, un bel pubblico e soprattutto una splendida cornice, soprattutto con la novità sabato sera di una inaugurazione, una cerimonia inaugurale al Teatro Romano in una cornice, verrebbe da dire, olimpica, che è rimasta nella suggestione di tanti. E ripercorriamo questo fine settimana attraverso le immagini realizzate nel corso della giornata da Fernando Sebastiani e Lucio Grassini e poi torniamo insieme per chiudere col calcio a 5. Una festa per oltre 2.500 atleti provenienti da tutta Italia, suggellata da una cerimonia di apertura in grande stile sabato sera a Gubbio per la festa del Cross 2018, che per il terzo anno consecutivo ha scelto la città di Pietra come sede di gare nello straordinario scenario del Parco del Teatro Romano. Neanche la pioggia intermittente, il freddo e le condizioni climatiche non favorevoli hanno fermato la kermesse, che ha ribadito i valori sportivi ma anche sociali e aggregativi che la rassegna fortemente voluta dal presidente nazionale FIDAL, Giomi, propone come novità da 5 anni a questa parte. Abbiamo fatto una bella scommessa, la stiamo vincendo, perché abbiamo messo in campo una grande squadra da parte della Gubbio Runners e un gruppo tra giudici, addetti ai lavori, tutto quanto veramente meraviglioso. Lo spettacolo è degno di questa grande manifestazione. E ogni anno aggiungiamo qualcosa in più per abbellire la manifestazione. Sicuramente la gente è tanta e l'organizzazione Gubbio e l'Umbria verrà apprezzata sicuramente sempre per la precisione e la bellezza che mettiamo in campo per questa grande manifestazione. È andato tutto bene finora, le prime gare, che dire, finora ci ha aiutato anche il tempo, il meteo, e poi ci spostiamo sul Teatro Romano, che faremo la cerimonia di inaugurazione con le relative premiazioni. Siamo riusciti a preparare tutto il campo gara in poco tempo e ho detto anche l'aspetto meteo è importante, che sono stati 2 giorni in cui non ha tirato il vento e quindi questo ci ha aiutato molto. Non ha piovuto, ulteriore aiuto. Finora tutto ok, non ci possiamo lamentare. 23 i titoli nazionali assegnati, ma soprattutto una cerimonia di apertura di grande suggestione in un'atmosfera olimpica, forte dello straordinario impatto scenografico del Teatro Romano di Gubbio. Testimonial della serata è stato il campione europeo Under 23 dei 3.000 siepi, Ioannes Chiappinelli, che ha portato la fiaccola lungo i gradoni dell'anfiteatro del primo secolo d.C., tra gli applausi dei numerosissimi presenti e acceso il tripode, dando idealmente il via alla competizione. Un clima di festa autentica tra le quasi 300 società partecipanti, che ha confermato la bontà della scelta della FIDAL di riproporre Gubbio come sede della prestigiosa kermesse di atletica. Le voci dell'atleta perugina Melissa Fracassini e del giudice Luca Rotili hanno pronunciato il giuramento. Il direttore tecnico del settore giovanile allo sviluppo Stefano Baldini, medaglia d'oro alla Maratona di Atene 2004, e l'olimpionica Gabriella Dorio hanno sfilato con le bandiere dell'Italia e dell'Europa in una cerimonia tra fuochi d'artificio, esibizione applauditissima degli sbandieratori di Gubbio e lancio di lanterne al cielo col meraviglioso sfondo della città di Pietra. Presenti il presidente del Comitato regionale Umbro, Carlo Moscatelli, il coordinatore degli organizzatori locali del Gubbio Runners, Marco Busto, e l'assessore allo sport del comune, Gabriele Damiani. Caloroso il saluto con cui il presidente nazionale della FIDAL, Alfio Giomi, ha accolto tutti gli atleti. Questa è la quinta edizione della festa del cross, in questa formula che coinvolge tutte le categorie. È una manifestazione che in 5 anni è cresciuta nei numeri e nell'entusiasmo. Questo evento è una perfetta sintesi dello spirito e dell'essenza
casa dell'atletica, sport per tutte le età, dai giovanissimi agli infaticabili atleti delle categorie master, ai cadetti delle rappresentative regionali che vedremo domani in gara, do il benvenuto dell'atletica italiana. Insieme all'assessore Damiani, Gio mi ha consegnato a tutti i capitani delle rappresentative la famosa patente da matto, storica tradizione di Gubbio per suggellare un'alleanza morale del forestiero con la scanzonata indole propria della popolazione ugubina. La cerimonia ha anche visto la consegna ufficiale delle 4 borse di studio Orlando Pizzolato, progetto Io credo in te per l'anno 2017, riservata ad atleti di età compresa tra i 14 e i 22 anni che praticano l'atletica leggera nelle specialità del mezzo fondo e del fondo, con l'obiettivo di aiutarli a preservare nella pratica sportiva, creando le condizioni ottimali per lo sviluppo delle potenzialità atletiche. I fuochi d'artificio nella notte rigida, ma carica di attese, hanno concluso la cerimonia. Poi il sabato pomeriggio, ma soprattutto la domenica, la parola è passata al campo, un grande, immenso campo verde, quello del Parco del Teatro Romano, che seppur con un cielo più grigio delle scorse edizioni, ha saputo accogliere e abbracciare idealmente gli oltre 2500 atleti. Siamo alla seconda giornata, tutto procede bene, tranne il tempo, ma speriamo è questione di minuti, perché alle 10:30-11 dovrebbe apparire il sole e quindi speriamo che ci dia una mano. Per il resto è tutto magnifico, gli atleti sono molto soddisfatti e anche noi siamo molto contenti di questo, quindi grazie, auguriamo ancora buon divertimento a tutti. Sono molto contento, sono tornato dopo tanti anni al mio gruppo di origine. Oggi ho corso per la mia squadra, non dovevo neanche correre questa gara. E invece purtroppo un ragazzo stava male, mi hanno chiesto di correre, sono felicissimo. Ma più che per me è per la mia squadra, se lo meritano, grazie. Percorso bellissimo, due anni fa sono arrivato terzo, ho sempre un bellissimo ricordo. Adesso si è aperta una nuova parentesi della mia vita, ma venire qua per passione e correre così è ancora più bello. Felicissimo, grazie. Siamo l'Atletica Malignani di Udine e abbiamo deciso di fare questa staffetta una settimana fa. E siamo anticipato, abbiamo avuto un eroe oggi. Lavoro, Dio, un eroe. Si sente? Si sente e si sente. Voi cosa non so, io cosa da dire? Non so, io sono contento del lavoro di tutti e quattro, soprattutto suo, ragazzo mio. E niente. Abbiamo il quinto frazionista. È stato un onore essere la riserva di questa squadra. Io sono emozionatissimo. E niente, comunque tutta la squadra, un grande tifo. Eh sì, è stata una buona percentuale di risultato. Come premio per lui una bottiglia di Chianti. Una bottiglia, stasera abbiamo la bottiglia solo per te. Una gara emozionante, mi sono messa davanti fin dal primo metro, è stata combattutissima e bellissimo ritrovare anche una mia carissima amica Francesca che rientra dopo un lungo periodo di assenza. È stato molto divertente, l'ho spuntata sul finale, sapevo di avere un finale un po' più rapido, ci ho provato, ci ho creduto tantissimo. E lo dedico al mio allenatore Gianni, che credo che Gianni Crepaldi, che credo che ci abbia creduto molto più di me. Grazie, grazie mille Gianni. Martina, oggi Piemonte piglia tutto fino a questo momento, cioè dominio tra cadetti e poi arrivi tu un'altra piemontese in cima al podio. Beh, vuol dire che il movimento c'è, sta crescendo e sono veramente contenta. Al campo dove mi alleno io ci sono sempre tanti ragazzi giovani ed è bello magari forse portare anche un po' di, non so, un bel esempio ai ragazzi giovani, dandogli un po' di speranza, che dopo tanto periodo, la mamma Fede, che dopo cioè, tanti sacrifici qualche cosa viene ripagata. E questo sorriso la dice tutta, grazie. Sì, felicissima, grazie a voi, un bacio. Sì, sono veramente contentissimo perché dopo la gara dell'anno scorso, che è stata un po' deludente, comunque per problemi che ho avuto, quest'anno ritornare così è stato veramente bellissimo. Poi sui prati di Gubbio, che comunque è uno scenario spettacolare, ancora più bello. Francesco, questa non è stata una vera campestre, fango, pioggia, anche se insomma quando avete gareggiato voi, per fortuna era tornato il sole. Bello il cross, ma che fatica. Sì, sicuramente è una delle discipline più faticose. Infatti terreno oggi veramente abbastanza arduo, però per fortuna avevo già fatto una campestre simile a febbraio, quindi diciamo ero abituato. Francesco è un cognome insomma che promette scintille, sei un vero agonista? Sì, diciamo di sì.
speriamo di tener fede al cognome, insomma, spero di andare, di continuare così come sta facendo adesso. Francesco, in pista cosa dobbiamo aspettarci adesso? E in pista sicuramente quest'anno punterò sui 3000, che sono un po' la gara dove mi ritrovo meglio. E l'anno scorso ho fatto 8.33, spero quest'anno innanzitutto di migliorare questo tempo, ma magari anche qualcosa in più. Ci avviciniamo agli 8.20, insomma proverò a fare dei risultati buoni anche sul 3000. Era tosto, un percorso tosto, che l'ha messo a dura prova a tutti e anche me. E comunque ho fatto una gara bella, sono contento. Mi sono rifatto dopo gli europei, il grosso dove non era andato molto bene, e veramente contento quest'oggi. Gara senza timori, davanti con i migliori, gli avversari più forti, insomma c'eri anche tu? Sì, quest'oggi c'ero anch'io, volevo fare vedere a tutti che ci sono, e sono partito tranquillo, mi sono messo dietro al gruppo dei keniani che stavano là davanti una decina così, poi pian piano ho iniziato a rimontare, vedevo che la gente comunque scoppiava e io ne ho approfittato per arrivare più avanti possibile. Yogi, ieri testimonial della cerimonia d'apertura in maglia azzurra, con quella fiaccola, quell'emozione in un contesto veramente spettacolare. Sì, era stato veramente bello, emozione unica, e sono orgoglioso di aver fatto da testimonial ai cadetti che quest'oggi saranno dati battaglia, e è stato veramente bello in un contesto altrettanto bello. E oggi sei tu il campione, a pensare che qualche anno fa in mezzo alla rappresentativa cadetti della Toscana c'eri tu, ragazzino piccolo piccolo coi riccioli, e oggi quel ragazzino è arrivato a vincere il titolo assoluto. Esatto, era da un po' che aspettavo questo titolo, ci ho lavorato, quest'inverno sono messo sotto anche grazie al mio allenatore, al fisioterapista, al mio preparatore mental coach anche, e a Giulio De Michele che è il mio preparatore atletico. Ho lavorato duro e quest'oggi si sono visti i risultati. Il Teatro Romano ha confermato ancora una volta di essere una cornice splendida. Parlavo poco fa col presidente della FIDAL, dottor Giomi, che mi confermava come la suggestione di questo luogo, l'organizzazione, il contesto veramente speciale e magico fanno sì che questo appuntamento con migliaia di atleti sia sempre un grande successo, al di là della pioggia che quest'anno ci ha fatto visita a differenza delle precedenti due edizioni, però veramente confermiamo la vocazione di essere città dello sport, di avere una straordinaria capacità anche di accoglienza, di organizzazione dal punto di vista anche turistico, ricettivo, e devo dire che questo è un grande momento promozionale, perché ripartiamo in grande anche con la nuova stagione turistica e mettiamo ancora una volta a Gubbio un appuntamento sportivo di atletica di grandissimo prestigio, con Rice Sport, con riprese veramente eccezionali. La giornata inaugurale di ieri ha visto proprio nel Teatro Romano una presenza di pubblico, di giovani, giovanissimi, che veramente ha dato risalto a questo luogo al quale noi vogliamo affidare, diciamo così, grandi momenti di valorizzazione del centro storico, del nostro territorio, della nostra città. Siamo molto soddisfatti, anche perché abbiamo visto che per la terza volta consecutiva l'organizzazione della Gubbio Runner è stata efficientissima, ha garantito degli standard di qualità elevatissimi, e soddisfatto anche dell'accoglienza che la città ha saputo dimostrare, perché dal punto di vista logistico e strategico siamo stati all'altezza di questo evento. Speriamo per il prossimo anno di poter garantire ancora un evento di questo tipo, anche se sarà difficile, però con il rapporto che si è instaurato con la Gubbio Runner sicuramente cercheremo di portare a Gubbio un evento di ulteriore qualità come la festa del cross. I passionati si sono ritrovati in un consesso di grande interesse coordinato dal professor Luciano Gigliotti, allenatore dei due ori olimpici in maratona Gelindo Bordin e Stefano Baldini, mentre i relatori erano il tecnico federale Maurizio Cito e il dottor Stefano Righetti, medico sportivo e collaboratore delle selezioni azzurre della FIDAL. L'ultima parentesi di questa puntata di Fuorigioco è dedicata al calcio a 5, la nostra consueta finestra sul campionato di Serie C1, che ha visto ancora la vittoria di Foligno e Visgubbio, che ormai
vanno in coppia, seppur a distanza di 10 punti, verso la conclusione del campionato. Al Foligno manca solo la matematica per brindare alla Serie B. Il Gubbio cerca di ottenere un'ottima posizione per giocarsi al meglio le chance nei play-off. Il punto col consueto servizio, e noi ci ritroviamo lunedì prossimo per un'altra puntata di Fuorigioco. Un altro passo avanti per il secondo posto e forse anche qualcosina in più, quello ottenuto sabato pomeriggio dalla Vis Gubbio alla Polivalente grazie al 6-1 col quale la pratica CLT Terni è stata archiviata senza troppi patemi. Bastano 6 minuti e si capisce subito la piega del match. Prima Sarli, protagonista assoluto del match, al secondo e poi Pierotti al quinto con un 1-2 che spegne subito le velleità della formazione ternana. Quindi un minuto dopo è ancora lo stesso numero 8 Gubino a ribadire il concetto, siglando il suo secondo gol di giornata. La compagine di Sergio Silvi si fa vedere con maggiore pericolosità nella parte finale di primo tempo quando segna con Marconi. Nella ripresa, dopo 3 minuti, si fa vedere Casoli che sigla il 4-1 e di fatto archivia la partita, che non ha più molto da dire prima della tripletta di Sarli che arriva a un minuto dallo scadere. Grazie all'inattesa sconfitta di Orte sul campo del Miriano, la distanza tra la Vis Gubbio e la terza forza del torneo è ora di 7 punti, 3 in meno di quanti ne servono per evitare i playoff di C1 e di disputare direttamente la fase nazionale. Battuta d'arresto grave invece per il Gubbio Burano, sconfitto 3-1 a Massa Martana e ora 4 punti di distanza proprio da Orte, mentre sono 3 i punti che separano Foligno dalla promozione diretta in Serie B dopo il 6-2 esterno inflitto a Ponte San Lorenzo. Per il Falchetti, primo match point sabato pomeriggio sul proprio terreno contro il CTS Grafica C5 nella giornata che alla Polivalente proporrà il derby gubino con la Gubbio Burano formalmente in casa e sulla quale spera Orte in casa contro il Real Cannara per provare ad accorciare sulla formazione di Marco Bettelli in chiave playoff, ma l'attenzione dei tifosi gubini sarà tutta per la stracittadina che già all'andata in Coppa Italia ha regalato grandi emozioni e continui capovolgimenti di fronte.